Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci. Affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Nel Consiglio Comunale convocato a Portoferraio mercoledì, la manovra finanziaria della Giunta Ferrari non è stata illustrata né dal sindaco né dal vice sindaco, nonché presidente della Commissione Bilancio, ma in maniera dettagliata e puntuale solo dal ragioniere capo del Comune. Doveva essere un'occasione partecipata e democratica per discutere l'approvazione del più importante atto di un'amministrazione, dicono dal Partito Democratico, ma così non è stato. Noi eravamo disposti a ascoltare, criticare, fare anche delle proposte. Questa possibilità non ci è stata data perché ci è stata chiusa ogni possibilità di dialogo e confronto. Mi auguro che sia veramente un grave, comunque grave, incidente di percorso e che nei prossimi consigli comunali si ricominci a discutere in maniera corretta, con rispetto delle minoranze, ma soprattutto rispetto dei cittadini che vogliono sapere fino in fondo cosa li toccherà pagare e per cosa dovranno pagare. Quindi che cosa vuol dire sentire, illustrare un bilancio da un ragioniere capo senza avere nessuna indicazione sulle scelte politiche del sindaco e dell'amministrazione? Vuol dire avere contezza che i conti torneranno, vuol dire anche aver capito bene che tutti i soldi che verranno raccolti probabilmente non potranno neanche essere spesi e quindi vuol dire che la politica ha uno spazio di manovra. Forse si può risparmiare, forse si può far pagare meno ai cittadini garantendogli i servizi essenziali, quelli che non li sono mai mancati. Abbiamo capito che il tempo, diciamo, dell'attesa per questa amministrazione per far prendere loro posizione e ripartire è finito e da ora in avanti si comincia a far politica. Il primo atto vero politico che hanno fatto è quello di ieri, è una manovra tributaria che scarica sui cittadini di Portoferraio degli aumenti considerevoli. In poche settimane ci troveremo a pagare milioni di euro tra TASI, IMU, TARI e quant'altro. Non c'è nessun tentativo di fare una manovra che tenga conto della realtà più deboli, sia a livello sociale sia a livello economico, per cui noi ci opponiamo, facciamo le nostre proposte alternative e chiediamo all'amministrazione di ripensarci, perché prima dell'approvazione del bilancio, non l'hanno ancora fatta, è possibile ancora rivederla la manovra.